ovviamente prima di partire con il video vi ricordo di commentare poi dopo alla fine con il vostro gol preferito e soprattutto ditemi qui sotto nei commenti se la mia classifica è logica oppure no, perché potreste non essere d'accordo. In quel caso stilate una vostra classifica dei 10 gol più belli di gennaio 2020. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale in questo nuovo video, nuovo appuntamento. L'ultima volta ci eravamo sentiti con i gol più belli di tutto il 2019. Oggi ovviamente è passato e trascorso già abbondantemente il primo mese del 2020, perché gennaio è ormai trapassato, tra poco dovremo portare la classifica dei gol di febbraio, perché siamo all'11 che sto registrando, il 12 voi vedrete il video. Ma come sapete, negli ultimi giorni ho concluso la mia esperienza con Sport Italia, quindi tra fine gennaio, inizio febbraio sono stato molto impegnato con il nuovo trasloco per tornare giù a Roma. Dove sono adesso? Lo sapete, lo vedete, sono qui a casa mia, in camera mia, carico per portarvi questo nuovo video, come molti che usciranno in questi giorni. E questo nello specifico, ma come molti altri, ha bisogno del vostro supporto, perché è un format al quale tengo molto. Quindi mostratemelo con un bel like e un commento qui sotto. Ma ora è il momento di partire, lo sapete, come piace a me, calcio e musica, stile Gol DJ, partiamo con la top 10 goal di gennaio 2020. Il primo gol in ordine cronologico è stato realizzato proprio il 1 gennaio 2020 in una gara di Premier League tra West Ham e Bournemouth. Il gol è di Sebastien Haller, che in rovesciata ha segnato il momentaneo 2-0 in una gara finita poi 4-0 per i padroni di casa. Un gesto tecnico incredibile quello di Haller, che meritava quantomeno di entrare in top 10, ma procediamo, perché lo stesso giorno, pensate, sempre in Premier League ma su un altro campo e precisamente a Newcastle, il Leicester, che sta disputando una stagione fantastica, o almeno lo ha fatto per i primi 6 mesi, dando anche la sensazione sporadicamente di poter impensierire il Super Liverpool di Klopp. Attualmente le Foxes sono in difficoltà, ma il 2020 si era aperto alla grande con un secco 3-0 sul campo dei bianconeri e con un cioccolatino del numero 10. Altro grandissimo sinistro è quello di Bernardo Silva, giocatore del Manchester City, che nella sfida contro lo United, quindi derby in Coppa di Lega, esattamente la semifinale d'andata disputatasi il 7 di gennaio all'Old Trafford, ha segnato il gol più importante del match, quello che ha sbloccato la partita, il momentaneo 0-1, gara finita poi 1-3, e lo ha fatto in questo modo. Che bellezza! Un gol bello quanto pesante, quello del talento di Pep Guardiola, decisivo perché poi al ritorno il Manchester United ha vinto per 1-0 all'Etihad. Non è bastato, perché poi i Red Devils sono usciti, City in finale e si giocherà a marzo la finalissima contro l'Aston Villa, che a sua volta ha eliminato proprio il Leicester di cui parlavamo prima. Ma andiamo avanti con la classifica, perché un altro gran gol di potenza, ma stavolta al volo, è di stampo italiano, perché finalmente dopo 3 gol in Inghilterra ci spostiamo nel nostro paese e lo facciamo con un bomber che non ti aspetti, Theo Hernandez. E sono già 5 le perle realizzate da Theo Hernandez in stagione, il terzino arrivato in Serie A proprio quest'estate dal Real Madrid. Praticamente il miglior terzino goleador assieme a Kolarov, che però si sa ha segnato molti gol su calcio piazzato, a differenza del numero 19 dei rossoneri, che invece si è fatto valere anche su azione con gol tipo questo, importantissimo perché poi il Milan vincerà quella partita contro l'Udinese 3-2 grazie alla doppietta di Ante Rebic, il gol al 93esimo che ha fatto impazzire Borghi in telecronaca. Ma andiamo avanti, rimanendo sempre in Italia, perché lo sapete, l'Atalanta aveva chiuso il 2019 con un secco 5-0 proprio al Milan. Beh, ha riaperto il 2020 con un altro 5-0, stavolta al Parma. L'ennesima perla stagionale per Josip Iličić, non l'ultima in ordine cronologico, perché ricorderete il gol da centrocampo nel clamoroso 0-7 in casa del Torino. Un gol bello, è vero, però ve lo dico, non l'ho inserito in questa top 10.
sapete cosa ne penso dei gol da centrocampo. Grande talento, sei un pazzo se ci provi, ma c'è sempre il portiere che evidentemente non era concentratissimo. E poi volevo variare, prendere gol diversi. E infatti, dato che volevo prendere gol diversi, abbiamo visto fino adesso gol di potenza, gol al volo, insomma simili tra di loro. Adesso vi mostro una perla del 10 per eccellenza, che conclude un'azione corale da Barcellona, da tiki-taka, stile Pep Guardiola, e il gol ha deciso un difficilissimo Barcellona-Granada. A 19 anni e 5 giorni è diventato il capitano più giovane nella storia del Liverpool. Beh, se segni un gol così nel derby contro l'Everton di Ancelotti, decisivo per il passaggio del turno in FA Cup, non è poi così clamoroso. Al quarto posto c'è Curtis Jones. Una perla incredibile, quella del numero 48 dei Reds, alla quale manca soltanto il podio, non sale al terzo posto, non sale più su del quarto posto, per un semplice motivo: i tre gol che sto per farvi vedere sono illegali, almeno secondo me, poi siete liberi di non essere d'accordo. Saliamoci allora sul podio e lo facciamo tornando in Serie A. Al primo posto in ordine cronologico e quindi al terzo posto della classifica c'è Jérémy Boga, che segna così il gol che ridà vita al Sassuolo in un match che poi verrà vinto dai neroverdi in rimonta contro il Torino. Cosa stiamo parlando? Finta di corpo, tunnel, destro giro sotto l'incrocio, non puoi che prenderti quantomeno la medaglia di bronzo. Quella d'argento invece la consegniamo a un giocatore non conosciutissimo, sapete che amo trovare anche un po' i gol meno classici, meno di prima fascia, anche per quel che concerne i campionati. La competizione resta di prima fascia perché si parla di FA Cup, terzo turno, è il 4 di gennaio, quindi torniamo ai primi giorni del mese, ma spostiamoci in terza divisione inglese, è la Sky Bet League One, quella in cui gioca l'Oxford United, squadra all'interno della quale gioca Shandon Baptiste. Io non commento il gol, ve lo faccio vedere. Ne abbiamo visti di bei gol oggi, e pensare che ne manca ancora uno, quello che secondo me merita di essere al primo posto e di aggiudicarsi la medaglia d'oro di gennaio 2020. Perché vi dico questo? Perché il gol che vedrete tra poco è un mix di genialità, gioco di squadra, insomma il riassunto perfetto del calcio che piace a me. Gonzalo Higuaín e Paulo Dybala ci regalano questa perla contro l'Udinese. Chapeau! Sì, chapeau alla gioia e al Pipita per il gol del momentaneo 1-0 in una sfida che poi capitolerà con un pokerissimo, anzi un poker, pardon, perché pokerissimo è 5-0, poker è 4-0, differenza abissale effettivamente, e quello è stato il risultato con cui la Juventus si è poi qualificata, ne ha fatti 3 anche alla Roma ai quarti di finale, e adesso ci sarà la semifinale doppia molto importante. Detto questo però non divaghiamo, perché magari ci troveremo tra qualche mese a raccontarvi e a vedere, a goderci qualche gol di queste semifinali, ma ci sarà l'FA Cup, tornerà la Champions League, insomma, la stagione è ancora molto lunga. Per il momento siamo a metà febbraio e questi erano i gol più belli, secondo me, di gennaio 2020. Fatemi però sapere se secondo il vostro punto di vista ne ho dimenticato qualcuno, non vi soddisfano le posizioni, insomma, potete commentare. I commenti sono lì, a vostra disposizione, fatemi sapere la vostra. Detto ciò però io vi lascio, perché credo di avervi detto tanto, di avervi mostrato tanto, adesso passo la palla a voi. Un bacione! Eccolo, perché se dico un bacione e poi mi vedo un bacione è un problema. Never give up e bella regà, ci vediamo a febbraio, cioè a marzo. Vabbè, vedete, io non posso fare una conclusione di video giusta. Comunque ciao.